Architetto Papa, lei è tra i relatori del workshop dedicato al tema del sisma bonus, nel particolare ha affrontato la tematica del restauro conservativo. Che tipo di difficoltà e come si operano in un intervento con vincoli di tutela ambientale e monumentale? Come si raggiunge, insomma, il miglioramento sismico in questi casi? Bene, effettivamente il tema di Villa Clementi ci ha consentito di approcciare le tematiche e le difficoltà che un committente e dei tecnici affrontano nel definire una metodologia di intervento. Visto tra l'altro la sovrapposizione di alcuni vincoli, parliamo quindi di edifici sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della 1497, 1089 e diciamo poi le apposizioni successive dei vincoli paesaggistici ai sensi del 1497, articolo 10, eccetera, eccetera. Quindi siamo in procedura di restauro. Procedura di restauro significa che alcune procedure vanno prima di tutto concordate con gli organi di tutela, quindi le sovrintendenze e via di seguito, e devono non essere, devono essere compatibili con le tecnologie storiche tipiche del manufatto del quale ci andiamo a occupare. Ora, certamente l'analisi storica e l'analisi tecnica specifica è fondamentale inizialmente, quindi senza partire con tipologie di intervento pregiudizievoli, diciamo sostanzialmente, anche perché durante il corso delle analisi probabilmente alcuni aggiustamenti o situazioni diciamo, di modifica, di integrazione sicuramente si avvereranno. Comunque sostanzialmente, visto che operiamo nell'ambito del restauro, pertanto nel restauro conservativo o del restauro filologico, quindi alcune tipologie di intervento, tipo la demolizione e la ricostruzione, non è consentita, come se non lo smontaggio controllato. Gli interventi per esempio di sostituzioni tipologiche, diciamo sostituzioni di solai, eccetera, eccetera, se non la sostituzione per il ripristino delle situazioni originali. Però a seguito di tutti questi vincoli, ovviamente noi dobbiamo ottenere, per raggiungere il meccanismo premiale del sisma bonus, cioè quindi migliorare la vulnerabilità sismica del manufatto e quindi raggiungere diciamo, ragionevolmente l'una o due classi di rischio sismico, dobbiamo a questo punto prevedere, pur nelle varie difficoltà, una serie di interventi che ovviamente potrebbero anche incidere diciamo, sul costo generale. Però ovviamente diciamo, è chiaro che l'intervento su un bene tutelato è differente, anche se diciamo, studiando con un certo approfondimento, tutto sommato sono fattibili anche utilizzando i meccanismi del sisma bonus, quindi i meccanismi premiali diciamo, che la legge consente. Io credo semplicemente che queste difficoltà in un qualche modo aguzzano sostanzialmente l'attenzione sia da parte dei committenti che da parte della... È chiaro che in un qualche modo dobbiamo tenere presente che il rapporto e il controllo sarà maggiore ovviamente degli organi di tutela. Però riteniamo, e il caso di Villa Clementi diciamo, tutto sommato diciamo, ne è una prova, che è fattibile un ragionevole incremento della sicurezza, della vulnerabilità sismica di edifici anche sottoposti a vincolo di tutela, con tutte le difficoltà amministrative, tecniche e procedurali che vi sono, insomma, no?